Parole di amarezza da parte dell'ex assessore Marmorale e dell'ex delegata Marino, che ha detto che il sindaco non ha né tra le priorità la violenza sulle donne e le pari opportunità. Chi l'ha detto questo? Simonetta Marino. Ci distinguiamo un attimo, perché sennò mi fate fare delle polemiche, non esistono. Oggi ci siamo abbracciati nella mia stanza con Laura Marmorale, l'amarezza fa parte dei sentimenti umani. Sarei amareggiato anche io se dovessi essere, come dire, mandato via, quindi non ci fate fare polemiche sulle amarezze. Le politiche sociali si è lavorato bene e adesso si lavorerà bene e i risultati saranno molto positivi con una grande assessora che è Monica Buonanno, che sa tenere insieme tanto i settori che curava Roberta Gaeta e quelli di Laura Marmorale. Sono convinto di aver fatto la migliore scelta possibile. Simona Marino mi dispiace che non è restata, ma le pari opportunità vengono rafforzate, perché a questo punto non c'è solo una delegata, abbiamo un'assessora che si può dedicare in modo ancora più forte alle pari opportunità, quindi la giunta esce rafforzata, ringraziando chi ha lavorato sinora. Mi auguro che la maggior parte di loro, se non tutti, rimangano in questa grande squadra, perché non si rimane nella squadra solo quando hai un incarico o una poltrona, se ci credi. E quindi mi pare che con Nino il rapporto è bellissimo, oggi stava pure in conferenza stampa con Mario Calabrese, eccellente. Con Roberta ci siamo sentiti, con Laura ci siamo abbracciati oggi, con Simone ci siamo visti ieri, ho visto un po' di amarezza, ci sta. Se vuole lasciare la squadra, tutto finisce nella vita, quindi può anche finire un rapporto politico, non ci stanno problemi, nessun dramma. Noi siamo unicamente proiettati su Napoli, napoletani e cittadini, quindi io, come dire, guarderei avanti. Quello che è stato, ognuno si fa le sue valutazioni, ognuno può condividere o non condividere, ma noi abbiamo il dovere di lavorare e chi è subentrato ha il diritto di essere rispettato.